Ciao a tutti, sono il rinoceronte di Orgoglio Nerd. Benvenuti a questa nuova puntata di Un Corno. Capodanno è sempre più vicino, ma oggi non parlerò di Capodanno. Oggi parlerò di Harry Potter, ma non in senso più generale, su una questione particolare, appunto. Allora, Harry Potter, amo Harry Potter, amo la letteratura legata a Harry Potter soprattutto. Le pellicole mi sono piaciute, mi hanno intrattenuto. La mia preferita è la terza. Secondo me, a livello qualitativo, non rispetto ai film, proprio come pellicola di qualità, è la migliore. Le ultime due sono state una mezza delusione, però intrattengono, è quello che devono fare, quindi non mi sento di additarle più di tanto. Ovviamente, il casting, sono molto contento degli attori che hanno scelto per interpretare i personaggi, soprattutto in particolare Snape, ovviamente Severus, è una spanna sopra tutti. Detto questo, ho tutti gli Harry Potter, me li sono letti. Trovo un po' triste che la Rowling, continui a tornarci sopra senza serietà, ma mettendo solo dei piccoli dettagli, tipo scriverò una nuova pagina in onore di, scriverò una nuova pagina in onore di. Se vuoi riprenderlo, scrivi un nuovo libro. Se non vuoi riprenderlo, cambia, cerca altro. Per uno scrittore è sempre difficile lasciare completamente un'opera che ha portato a termine, soprattutto se è di così grande successo alle spalle, lasciarsela alle spalle. Però bisogna avere anche un pochino di piede fermo ogni tanto e tentare qualcosa di nuovo. Come ha provato, con successo, ma sempre, secondo me, un successo che arriva dalla fiducia nata grazie a Harry Potter, che va benissimo. Però mi piacerebbe che tentasse qualcosa di completamente differente, non so, una saga fantascientifica, così per cambiare. Detto questo, sono uno degli stolti che sceglierebbe la bacchetta di Sambuco per i tre duende della morte. Perché, come il fratello che ha scelto la bacchetta, ho l'arroganza di immaginare di saperla utilizzare. Quindi proviamoci, almeno moriremo uccidendo qualcun altro. Speriamo di cattivo. È proprio per questo che ho comprato, tra le mille bacchette che potevo scegliere, quella di Sambuco. Uno dei due motivi per cui l'ho comprato è che ho pensato questo. Ma se ammettiamo che il mondo di Harry Potter esista, no? Speriamo. Non potrei mai entrare in possesso fisicamente della bacchetta di Harry Potter, oppure di Ron, oppure quella di Bellatrix. Ok, che potrei, tra virgolette, sempre nella finzione, sconfiggerli in modo che la loro bacchetta diventi mia. Ma qualunque cosa accada, rimarrà sempre la loro bacchetta, anche se rispondesse a me nel caso, no? Quindi non me la sono mai, non me la sono sentita, anche se ci sono bacchette che mi piacciono di più come forma di quelle di Sambuco, di acquistarne una. Quella di Sambuco invece non è quella di Silente, cioè inteso è quella di Sambuco che è entrata in possesso di Silente e via dicendo, sapete la storia se avete letto i libri. E tecnicamente quella di Sambuco è l'unica bacchetta in vendita come props che nella realtà fantasy di Harry Potter potrebbe essere mia. Essendo mia, cioè inteso, okay, ci sono anche i negozi che le fanno su misura le bacchette, quindi specializzate, però non lo so, non mi ha convinto. Diciamo, questo gap mentale che mi sono creato per poter comprare questa mi ha rassicurato, ed è questo il motivo per cui mi sono comprato la bacchetta di Sambuco, perché non sarebbe giusto avere una bacchetta non mia. Quella di Sambuco non è comunque mia, ma in un'ipotetica storia della Rowling potrebbe diventarlo, quindi diciamo che
che mi rassicura vederla lì sulla mia libreria. Questi sono tutti passaggi mentali malati che mi faccio e che sono sicuro che anche qualche altro collezionista si fa. Boh, detto questo, vi do appuntamento a un corno di domani e ditemi quale dono della morte scegliereste voi, che sono praticamente curioso. E ciao, alla prossima. Spengo direttamente oggi.